Ed eccoci qui in questo big match della seconda giornata di Serie C, che vede affrontarsi i ragazzi della Piazzetta contro i Marians. Match ancora fermo sullo 0-0. Vediamo l'azione dei Marians con Brim, che non riesce a tenere questo pallone in testo. Santo palo e poi Pafundi a porta vuota. Vincenzo Pafundi segna sempre lui il vantaggio dei Marians, 1-0 per la compagine di quest'uomo qui. Piazzetta subito in svantaggio, 1-0 Marians. Attenzione, Ciotola, Ciotola, tu per tu con Brin, Ciotola, Brin! La parata di Pietro Brin sul contropiede, spinta la Ciotola, ancora il destro. Pallone alto sopra la testa. Abbiamo dell'Abate, deve tagliare anche il destro, la finta ancora dell'Abate! Santo Paolo, vai giù! Ancora Pafundi, Pafundi, il dribbling di Pafundi, doppio dribbling! Di Vincenzo Pafundi! La doppietta del Paf! 2-0 Marians, che azione personale del leader del team in casacca arancione! Davvero un gol strepitoso! 2-0 Marians! Va Nani con il destro! Lorenzo Nani! La riapre lui! Il 2-1 di Piazzetta, la riapre proprio il capitano. 2-1. La fuori il destro, Santo Paolo! Che salvo su Patanese, poi dell'Abate! Pallone che si... Attenzione che... Finisce qui il primo tempo, sul punteggio di 2-1 per i Marians. Troppo qui il collegamento, arrivederci nel tempo. Banani! Pallone sul fondo di questo match. Il sinistro, Santo Paolo, pallone che resta lì! Santo Paolo! Cosa ha preso? Parata clamorosa da metri zero. Barresa, pallone in mezzo, Pafundi! 3-1 dei Marians, la tripletta di Vincenzo Pafundi. È lui come al solito, l'uomo decisivo dei Marians. Lo era dei Samba Lovers, lo era della New Team, lo è anche dei Marians. Fa anche un balletto davvero pregevole. Tagliamo subito la prima cosa che fa. E se non fa lui il balletto che fa lezioni di. Pafundi, Pafundi, palla in verticale. Matarese, Santo Paolo, poi Pafundi. Spazzaciato là. Tira Barrese. No. Tira Barrese. La squadra. Va Barrese! Gol di Barrese, 3-1 per i Marians, anzi 4-1. 4-4, rivetta Vincenzo e poi quello su. Ed eccoci qui con un passo indietro. Va bene così. Eccoci qui con il Paf, autore di un'ottima tripletta quest'oggi, anche un po' di shock e là e là, le giacche eccetera, che ha consentito ai Marians di battere per 4-1 la Piazzetta finalista dell'invernale. Ora Paf, come c'è questo match? Niente, avevo scommesso la vincevo la mia ragazza, dovevo vincere almeno due, stati zitto. Che fai? Vincendo questa scommessa, cosa ottieni? Cosa ottieni? Diciamolo al pubblico da casa. Abbiamo vinto almeno di due gol sopra. Sì? No, quello già. E cosa ho ottenuto? Abbiamo vinto 4-1, quindi 3 gol su. Cosa ho ottenuto? Quindi 3 gol. Sì, 2 gol ottenevi una cosa, 3. Senti, 4 punti, 4 punti in due partite, dopo un inizio un po' forse con meccanismi poco oliati, adesso vi state riprendendo. Adesso vi state riprendendo, quindi il vostro obiettivo in questa competizione quale può essere? Vincere. Cerchiamo di vincere, però io ripeto che questa è una squadra tra amici per divertirsi. Poi ripeto che Cobrina porta. Cobrina porta è difficile. Senti, con meno sul fisico di Matarese. Vediamo proprio... il fisico. Sì, guarda là. Allora, guardate qua, spaccatissimi. Vabbè, Abercrombie. Lascio il fisico di Matarese. Abercrombie. Ciao ragazzi. Eccoli là.